Da quasi 500 anni, l'ordine gesuita ha attirato numerose teorie cospirative. Una teoria prominente riguarda la profezia dell'ultimo papa, suggerendo che un papa gesuita segnalerebbe i tempi finali, e ci sono forti motivi per credere che questa profezia si stia attualmente svolgendo davanti ai nostri occhi. Per capire esattamente cosa sta accadendo, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, precisamente nell'anno 1805, quando la beata Anna Katharina Emmerich ebbe una visione riguardante il futuro della Chiesa. Prima però ti chiediamo solo una gentilezza. Iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Ebbe una visione unica e piuttosto spaventosa di ciò che stava per venire. Ecco dove inizia a diventare scioccante. Nella sua visione, le persone buone e pie, soprattutto il clero, venivano maltrattate, torturate e gettate in prigione in tutto il mondo. Veniva costruita questa strana chiesa falsa, contraria a tutte le regole. Senza angeli che sorvegliassero la costruzione, sembrava una chiesa fatta dall'uomo piena di caos e divisione, e non qualcosa di divino. La beata Anna Katharina Emmerich prevedeva le conseguenze disastrose di questa falsa chiesa e degli eretici che affluivano a Roma. Il clero locale diventava tiepido e l'oscurità si diffondeva ovunque. Quello che spiccava di più nelle sue visioni era che l'intera comunità cattolica soffriva e molte chiese chiudevano. Guerre, spargimenti di sangue e una folla selvaggia che commetteva atti violenti facevano parte di questa visione inquietante. Vedeva anche il collegamento tra due papi e le terribili conseguenze di questa falsa chiesa, osservando la sua espansione, l'afflusso di vari eretici a Roma e l'indifferenza crescente del clero locale che portava a un'oscurità pervasiva. La chiesa non poteva più essere chiamata chiesa, era piena di peccatori. Vedeva l'avanzare dell'influenza della oscura chiesa falsa e l'angoscia che portava al Santo Padre e alla Chiesa, sollecitando un intervento urgente da parte di Dio giorno e notte. Ora, cosa succederebbe se vi dicessi che questa profezia si sta attualmente svolgendo? Ecco dove inizia a diventare davvero interessante. Si crede che la beata Anna stesse parlando di Papa Benedetto XVI e dell'attuale Papa Francesco, che è anche il primo Papa gesuita. I gesuiti sono piuttosto popolari nella comunità cattolica, sia in senso positivo che negativo. Ad esempio, quando il Marchese de Lafayette, uno statista e generale francese, una volta fece un'osservazione sulla natura astuta e pericolosa dei sacerdoti gesuiti cattolici romani, attribuendoli all'istigazione delle guerre in Europa. Un altro fatto intrigante sui gesuiti è la loro espulsione seriale da vari territori, tra cui l'impero portoghese, le regioni francesi, i due Sicilie, Malta, Parma, l'impero spagnolo, l'Austria e l'Ungheria durante il 1700. Andando avanti, le dimissioni di Papa Benedetto nel 2013 hanno segnato un evento significativo, essendo il primo caso del genere dal 1400. La coesistenza successiva di due papi durante questo periodo ha aggiunto una dimensione interessante. Ci sono anche varie speculazioni riguardo l'identità dell'Anticristo, il loro leader distruttivo dei tempi finali. Un bersaglio comune di questa speculazione è il Papa della Chiesa Cattolica Romana, con figure storiche come Giovanni Paolo II e Benedetto XVI suggeriti come possibili anticristi. L'attuale Papa Francesco è anch'egli oggetto di tale speculazione. La domanda sorge: esiste qualche indicazione biblica che un papa potrebbe essere l'anticristo? Bene, le cose stanno per diventare ancora più scioccanti. La speculazione spesso si basa su Apocalisse 17:9, che descrive un sistema di fine tempo malvagio rappresentato da una donna che cavalca una bestia. Il versetto afferma: questo richiede una mente dotata di saggezza. Le sette teste sono sette colli sui quali la donna siede. Nei tempi antichi, Roma era conosciuta come la città sui sette colli a causa della sua topografia. Pertanto, alcuni collegano questa descrizione a Roma e, per estensione, alla Chiesa Cattolica Romana. La Bibbia contiene passaggi che predicono una figura anticristo nei tempi finali. Se il sistema malvagio di fine tempo è associato a Roma, il Papa diventa un candidato plausibile,
Ma sapevate che alcuni commentatori biblici si oppongono a questa interpretazione? Affermano che la donna rappresenta la città di Babilonia, non la Chiesa cattolica, e che i sette colli simboleggiano sette re, riferendosi agli imperi mondiali storici. I sette colli di Roma, sostengono, non sono il punto focale. Al tempo dell'Apocalisse, cinque imperi erano caduti, uno esisteva, Roma, e uno doveva ancora venire, l'impero mondiale dell'Anticristo. Indipendentemente da chi possa essere l'Anticristo, l'aspetto cruciale è riconoscerne l'arrivo e identificare coloro che condividono il suo spirito. Ma non è tutto, c'è un'altra profezia che è abbastanza spaventosa. È quella di San Malachia, e potreste voler prestare particolare attenzione a questa parte. Malachia è noto per un insieme di profezie presumibilmente scritte da lui nel 1139 su futuri papi, a partire da Papa Celestino II e continuando attraverso i successivi 112 papi. L'ultimo papa, secondo Malachia, sarebbe stato Petrus Romanus, Pietro il Romano, e il suo regno sarebbe terminato con il giorno del giudizio. La profezia, pubblicata per la prima volta nel 1590, da allora ha suscitato molto dibattito. Recentemente ha guadagnato attenzione a causa delle dimissioni di Papa Benedetto XVI, con Papa Francesco considerato l'ultimo secondo Malachia. I finali cinque papi secondo Malachia sono i seguenti: Flos Florum o Fiore dei Fiori, Papa Paolo VI, De Medietate Lunae o di Mezzaluna, Papa Giovanni Paolo I, De Labore Solis, dal travaglio del sole, Papa Giovanni Paolo II, Gloria Olivae, per la gloria dell'oliva, Papa Benedetto, Petrus Romanus, Pietro il Romano, Papa Francesco. Alcune persone hanno cercato di collegare la profezia alle caratteristiche di ciascun papa, ma non tutti i collegamenti sembrano plausibili. Ecco dove inizia a diventare davvero interessante. La profezia sull'ultimo papa descrive un futuro Pietro il Romano che guiderà il gregge in mezzo alle prove, seguito dalla distruzione della città e dal giudizio finale. Alcuni interpretano questo come riferimento all'Anticristo o al falso profeta di Apocalisse 19:20. Altri vedono una previsione di un papa nero nei scritti di Malachia. Poiché Malachia era profondamente radicato negli insegnamenti cattolici, le sue profezie sono discutibili e il concetto di un papa non si trova nella Bibbia. Invece di affidarsi ai sogni di un mistico cattolico, è meglio fidarsi di ciò che dice la parola di Dio nei libri di Daniele, Apocalisse e Zaccaria. La Bibbia avverte contro i falsi profeti che ingannano le persone con le loro menzogne ingannevoli. Ma le profezie non finiscono qui, ce n'è un'altra che vi sorprenderà sicuramente. Secondo Nostradamus, Papa Francesco è previsto come l'ultimo vero papa. Il suo successore, Pietro, è previsto causare uno scandalo che porterà alla caduta della Chiesa cattolica romana. Nostradamus descrive nei suoi scritti: nella persecuzione finale della Santa Chiesa romana ci sarà Pietro il Romano, che pascerà il suo gregge tra molte tribolazioni, dopodiché la città dalle sette colline sarà distrutta e il terribile giudice giudicherà il popolo. La fine. Inoltre, Nostradamus parla di un nuovo ordine mondiale in cui si riferisce all'unione di due forze, una maschile e una femminile. Suggerisce che la loro alleanza sarà di breve durata, così come i suoi effetti positivi. Sebbene non ci sia prova che queste profezie si avvereranno, hanno guadagnato attenzione online. Le previsioni di Nostradamus mancano di date specifiche, ma le persone le stanno associando a possibili eventi. Ora facciamo una pausa per un momento, perché le cose stanno per prendere una svolta. Attraverso la storia cristiana, alcuni credenti hanno speculato sull'arrivo imminente dei tempi finali profetizzati, con alcuni che hanno persino fissato date specifiche. Notabilmente, il predicatore radiofonico Harold Camping ha fatto previsioni nel 2011 e nel 94, entrambe le quali non si sono avverate. Molte di queste previsioni si sono rivelate errate, sottolineando le sfide dell'interpretazione accurata delle profezie. In Apocalisse 17 si parla dei martiri di Gesù, menzionando una donna seduta su sette teste o montagne, con Roma, inclusa la città del Vaticano, come l'unica città conosciuta per avere sette colli. La descrizione della Babilonia misteriosa in Apocalisse, adornata d'oro, coperta di scarlatto e porpora,
corrisponde strettamente alle caratteristiche del Vaticano e della Chiesa Cattolica, evidenziando il loro significato in questi aspetti. Quando consideriamo diversi fattori, come l'adempimento della profezia dei due papi, Papa Francesco essendo un gesuita con una storia controversa, e le profezie di San Malachia che menzionano i sette colli, sembra che tutti questi elementi puntino verso il coinvolgimento del Vaticano. Considerando lo scenario globale e il possibile adempimento delle figure dei tempi finali come il falso profeta o l'anticristo, Papa Francesco sembra allinearsi con queste profezie. Alcuni sostengono una lacuna tra l'ultimo papa nella profezia di San Malachia e Petrus Romanus, l'ultimo papa. Tuttavia, sembra più probabile che la successione sarà continua, con Papa Francesco come il 112° papa. Quindi, come si relazionano queste profezie sorprendenti a noi oggi? Bene, Papa Francesco potrebbe apparire come un riformatore che mira a correggere una chiesa in crisi, ma uno sguardo più attento mostra che la stessa fondazione della sua chiesa è costruita su supposizioni calcolate e la continuazione di insegnamenti falsi. Per coloro che seguono le scritture, questo non è esattamente uno shock. L'Apostolo Paolo ha avvertito riguardo ai leader religiosi che si sarebbero allontanati dalla vera Chiesa e avrebbero usato insegnamenti falsi per guadagnare seguaci. Ha anche avvertito che, man mano che si avvicinava la fine dell'era, molti si sarebbero allontanati dalla verità e sarebbero caduti per storie inventate. Paolo ha persino avvertito di un potente leader religioso che avrebbe compiuto miracoli convincenti, portando le persone fuori strada perché non ricordavano o non si preoccupavano della verità. Questo leader si sarebbe unito a una potente figura politica che avrebbe controllato un impero romano rianimato in Europa. Quindi, è troppo presto per dire quanto influenzerebbe Francesco sugli eventi dei tempi finali? Bene, potreste voler ascoltare attentamente questo prossimo pezzo. Quando il cardinale Josef Ratzinger divenne Papa Benedetto XVI nel 2005. Alcuni si sono precipitati a supporre che sarebbe stato l'ultimo Papa prima del ritorno di Gesù Cristo. Erano fuori strada. Ricordate, nel 78 abbiamo avuto l'anno dei tre Papi, con Giovanni Paolo I, che ha servito solo per 33 giorni. Il papato di Francesco potrebbe essere breve, preparando la strada per un successore più carismatico, o potrebbe essere lungo e pieno di dramma. Quello che sappiamo è che, sulla base della storia e delle scritture, la pretesa di Francesco di essere il successore di Pietro e il detentore moderno dell'autorità di Cristo va oltre ciò che si basa sulla parola di Dio. I cristiani devono rimanere allerta e non farsi ingannare da false affermazioni, specialmente mentre si avvicina la fine dell'era e sorgono inganni religiosi. Indipendentemente dall'identità effettiva dell'anticristo, ciò che conta di più è essere preavvisati del suo arrivo e sviluppare la capacità di riconoscerlo lui e coloro che condividono il suo spirito. 1 Giovanni capitolo 4, versetti 2-3, ci dice come identificare lo spirito dell'anticristo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'anticristo, di cui avete udito che viene, ed ora è già nel mondo. Sebbene abbiamo le nostre divergenze con Papa Francesco I su vari aspetti della dottrina cattolica, è piuttosto azzardato immaginarlo come l'anticristo solo perché la sua prospettiva su Gesù si allinea agli insegnamenti biblici. Mentre intratteniamo l'idea che un papa potrebbe potenzialmente assumere il ruolo dell'anticristo, la Bibbia non sta fornendo dettagli specifici su un piatto d'argento. Quindi, forse, giusto forse, un futuro papa potrebbe svolgere un ruolo malvagio, forse come falso profeta dell'anticristo. Grazie per averci seguito, alla prossima!